È stato un monsignor Bettazzi Pimpante, a dispetto dei suoi quasi 90 anni, quello che Abollengo ha presentato il suo libro, Il Concilio, i Giovani e il Popolo di Dio. Il vescovo emerito di Ivrea, uno dei pochi testimoni viventi di un evento come il Concilio Vaticano II che ha cambiato il volto della Chiesa, ha raccontato in modo semplice e leggero un concilio pastorale nel quale ad essere messa in discussione è stata la stessa Chiesa. Quando sono entrato, le due cose che mi hanno colpito, la prima di capire cos'è la Chiesa, perché noi in Italia pensavamo che la Chiesa è il Vaticano e poi le missioni così. C'erano dei vescovi africani, dei latinoamericani, degli asiatici, degli australiani, della Papua Asia, che portavano la sensibilità della loro gente, è mica tutto uguale, no? Ecco, e che però volevano vedere in che modo poter, ecco, vivere il Vangelo di sempre in modo adatto alle loro popolazioni. E qui la cosa interessante, spero di non scandalizzarvi, se vi dico che alla fine noi vescovi e i papi hanno detto delle cose a cui al principio in gran parte non pensavano. Ma venivano fuori, c'era chi diceva, sa la Bibbia, sa la liturgia, sa come... Ah, è vero, guarda, cioè abbiamo maturato insieme, eh? Perché la Chiesa è una cosa viva. Ecco, quando qualcuno pensa, dice, la tradizione vuol dire far sempre così, no? Cioè, una volta si diceva messa in latino, diciamo messa in latino. Io dico che se sono ancora vivo è perché sono 90 anni che cambio. Non ancora proprio 90, ma quasi, no? Se no sarei dentro un recipiente di formalina. Sono rimasto lo stesso perché ho cambiato. Temi come libertà e accettazione delle diversità, che ancora oggi, a 50 anni dal Concilio, non sempre la Chiesa riesce ad applicare. Pensate che un Papa nell'Ottocento aveva detto che la libertà è diabolica, perché allora pensavano che la libertà fosse che uno è libero di prendere quel che ti va così. E invece la libertà religiosa è che a Dio, se tu vuoi andare a Dio, devi andarci liberamente. Se tu vai obbligato, quando siamo andati in America Latina, no? Abbiamo detto agli indiani, o vi battezzate o vi facciamo fuori. Loro si battezzavano, ma ci credevano, poveretti, facevano. C'era solo qualcuno un po' più coraggioso, diceva battezzatevi così andate in paradiso, chiedevano, ma in paradiso ci sono anche gli spagnoli. Sì, non vogliamo andare in paradiso. No, ecco, tanto c'era questa imposizione. E se per spiegare concetti difficili per quel tempo il Vangelo usa le parabole, Monsignor Luigi Bettazzi, moderno divulgatore della fede, usa le barzellette. Dice che era morto un rabbino ebreo e va di là e San Pietro dice vieni in paradiso. Cioè guardi che sono un rabbino ebreo. Ah, dice abbiamo fatto un concilio e li prendiamo tutti. Davvero, vieni a vedere, entra dentro, vedi, là sono i protestanti, quelli gli ortodossi, ma sono sempre dei vostri, vanno avanti, e quei gialli, c'è tutti i buddisti, ma anche loro in paradiso, vanno avanti, e quei neri laggiù, quasi tutti animisti, ma guarda, vanno avanti, arrivano accanto a un gran muro, parla piano, dice San Pietro, perché di là ci sono i cattolici e credono di essere soli. E dalla sua esperienza personale ha tratto spunti per spiegare come la testimonianza della fede non sia sempre cosa facile. Un po' le vicende della mia vita parlano tanto di uno scambio di lettere che ho avuto con il segretario del Partito Comunista, ma prima l'avevo avuto con il segretario del Partito Democristiano, perché c'era stato uno scandalo di tangenti, aveva dovuto cadere il governo, ma il capo del governo aveva detto, beh, vi meravigliate? Fanno tutti così in politica? No, allora non dire che sei cristiano. Se tu dici che sei cristiano devi essere coerente, no? Ecco, cioè essere cristiano è un motivo in più per essere dei buoni cittadini, dei cittadini che cercano di aprirsi all'ideale e che cercano soprattutto di aprirsi agli altri. Concilio, giovani, popolo di Dio, parliamo del Concilio Vaticano II, è ancora di attualità con le grandi trasformazioni che ci sono state in questo Concilio? Io credo che proprio per questo è di attualità, perché poi il Concilio ha stentato a venire attuato, sconvolgeva troppe situazioni ormai
ormai stabilite, e invece credo che proprio i cambiamenti che la società sta realizzando esigono che ci sia una capacità di rinnovarsi anche nell'interno della Chiesa, nelle strutture della Chiesa, nel modo di accostarsi al mondo, di dialogare con il mondo. Il fatto che i giovani stendino a venire in Chiesa è una testimonianza che il loro mondo è un po' lontano, si sentono lontano dal mondo della Chiesa. Quindi credo che questi 50 anni siano proprio un'occasione per dire quello che non siamo riusciti a fare finora e cerchiamo di farlo adesso, perché l'annuncio del Vangelo, che è una verità di sempre, possa essere accolto e realizzato dalla gente di oggi. Era il grande annuncio, il grande sogno di Papa Giovanni, lo chiamava l'aggiornamento, cioè le verità di sempre, dirle in modo adatto al giorno d'oggi, in maniera che la gente di oggi possa trovarsi aiutata e confortata come lo è stata la gente di ieri. Non ha un po' l'impressione che il Concilio Vaticano II sia diventato nel tempo un po' solo un background culturale, non sia più, oggi si direbbe, la road map sulla quale muoversi? Ma ecco, io credo che i 50 anni dovrebbero far prendere coscienza di questo. E siccome giro per l'Italia, sono l'unico che ha vissuto dal di dentro il Concilio e che ancora si muove, e vedo, ecco, il fatto che mi chiamino da tante parti vuol dire che c'è questa attesa, questa speranza, e vorrei proprio credere che i 50 anni del Concilio possano dare questa spinta per una realizzazione che ancora non si è potuta, non ha potuto venire. I giovani nel titolo del libro sono lì in mezzo, fra il Concilio e il popolo di Dio, non è un caso, sono loro il ma futuro. Ma leader, se è vero, ma dirò che l'inizio era soltanto il Concilio dei giovani, l'editore ha detto guardi che non lo leggono mica, ci ho messo il popolo di Dio, ma sperando che nell'interno qualcuno del popolo di Dio un po' più anziano lo possa sollecitare i giovani, perché l'impianto anche del libro è che il Concilio può aiutare i giovani a ritrovare la loro identità. E i giovani possono aiutare a realizzare il Concilio.